Quella che stai vedendo è la sezione che dedico alla stesura dei miei video nelle note del mio iPad e come puoi vedere è completamente vuota. Questo perché ultimamente appunto non ho avuto idee, altrimenti sarebbero sul canale, invece non c'è niente, proprio perché non ho avuto idee. E nell'ultimo video vi parlavo appunto di questa mia situazione personale, del fatto che non avessi idee, del fatto che la routine, eccetera, ma aspettate un attimo. Yo my niggas, welcome back to my channel, qui ci siamo in un nuovo video dopo tanto. L'ultimo video è passato, boh, penso 3 mesi, boh, non me lo ricordo più. E in quel video appunto vi parlavo di una situazione un po' particolare, del fatto che l'unica cosa che faccio ultimamente è andare da casa al lavoro, dal lavoro a casa e non riesco a creare più niente. Ma sono da poco tornato dalle vacanze, una settimana in Sicilia, se mi seguite su Instagram l'avrete sicuramente visto, anche se non ho pubblicato poi tantissimo, non ho pubblicato foto ma solamente storie, quindi se non l'hai visto te lo sei perso. In quella settimana in Sicilia ho realizzato un po' di cose. Stando lì in Sicilia non ho potuto utilizzare moltissimo il telefono, questo perché ero impegnato a camminare, a visitare cose e a stare ovviamente al mare con il caldo che faceva. Quindi non ho utilizzato molto il telefono a tal punto che tornavo a casa ed era praticamente carico, cosa che non succede mai con il mio telefono, anche in ufficio si scarica moltissimo. Questo mi ha permesso di staccarmi completamente dai social e in quel periodo mi sono venute veramente diverse idee, sia per Instagram che per TikTok che per YouTube. E quindi ho realizzato una piccola cosa, che io ultimamente utilizzo i social non per farmi venire delle idee come succedeva in passato. Quando ero più piccolo passavo molto tempo sui social, mi venivano delle idee, prendevo spunto e realizzavo dei contenuti prendendo spunto appunto dagli altri creator. Nell'ultimo periodo ero convinto di star facendo questa identica cosa, ma in realtà non era proprio così. Guardavo i contenuti, ne usufruivo, ma non creavo. Mi venivano in mente delle idee, mi sono venute in mente delle idee, ma non le ho mai realizzate, perché passavo tutto il mio tempo a stare appunto sui social, a continuare a guardare video, a continuare a guardare foto, TikTok e cose varie. E quindi tutte le idee che mi venivano poi o le dimenticavo o le accantonavo e di conseguenza non le ho mai realizzate, perdendo così non so quanti video, penso almeno una ventina negli ultimi 4-5 mesi, video che mi sono venuti in mente ma che non ho mai realizzato, quindi vi chiedo scusa. Questa settimana di vacanza dopo 2 anni mi ha permesso di capire che in realtà a quella routine di vita io ho aggiunto l'utilizzo dei social a perdita di tempo, proprio a tempo perso, perché solitamente appunto utilizzavo i social per riuscire a creare e in questo periodo utilizzavo i social solo per consumare. Che non c'è nulla di male nel consumare e basta, ma non per un creator o per chi appunto vuole fare il creator. Non puoi semplicemente guardare i contenuti e non prendere spunto e andare a creare i tuoi contenuti. Devi appunto prenderne spunto e fare ciò che devi fare. Mi sono reso conto quindi che stavo consumando contenuti per niente. Passavo ore, passo, perché non voglio essere ipocrita. Finito questo video andrò a guardare un video dei boh, quei due sul server. Oggi è sabato, quindi lo andrò sicuramente a vedere, guarderò qualcosa su Netflix e monterò questo video, non so, forse martedì, mercoledì, giovedì, e voi lo vedete fra 1 o 2 settimane, perché i social ti inglobano, ti succhiano, ti mettono dentro quella bolla e tu non riesci più ad uscirne, di consumare, guardare contenuti, anche se non te ne frega assolutamente niente di quello che fa Tizio il Caio, ma continui a guardare quei contenuti. Questo video non vuole essere una paternale per voi, ma per me, che ero convinto di star consumando quei contenuti per avere delle idee per portarle sul mio canale, ma in realtà non era così, perché le idee non mi vengono solo ed esclusivamente prendendo spunto da altri, ma anche vivendo momenti di vita quotidiana, come mi è successo appunto in quella settimana di vacanza, e tutte le idee che mi sono venute in quel momento. Questo video appunto è nato perché ero in spiaggia e mi sono reso conto di aver avuto delle idee che altrimenti non avrei avuto perché ero bloccato dai contenuti che consumo normalmente. E quindi non è una paternale per voi, ma una paternale per me. Se volete guardare i social, ovviamente fatelo. Quello che vi consiglio di fare è di non esagerare, perché poi perdi il tempo per fare ciò che vuoi effettivamente fare, perdi il filo dei tuoi obiettivi, di ciò che vuoi fare, di dove vuoi arrivare, ti perdi negli obiettivi degli altri, inizi a guardare quello che fanno gli altri, come lo fanno e come ci sono riusciti, accantonando quello che vuoi effettivamente fare tu. E vabbè.
Vi ringrazio tantissimo per la visione, come sempre, ci vediamo in un prossimo video, che non so quando ci sarà, ma sicuramente ci sarà, per certo, quindi ci vediamo nel prossimo video.